Siamo con il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e qui nell'ambito della festa patronale del patrono, cioè l'arcangelo custode, ma noi vogliamo essere qui interessati non tanto alla festa quanto al problema serio dell'amianto che Pippo Gianni porta da anni con l'ONA, l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, sì. Con personaggi come Bonanni, Alessandro Scuderi, che poi avranno qui una sede qui a Priolo. Abbiamo già la sede dentro il comune, gli ho dato dei locali dove abbiamo fatto la sede per l'area dell'alto rischio industriale, quindi Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Salonia e Siracusa. Così tutte le persone di questi comuni, ma anche altre, se vogliono, verranno qui, avranno l'assistenza gratuita dall'avvocato Scuderi Bonanni. Bonanni a Roma, mi pare, però Scuderi sarà proprio in loco. Assolutamente qui. Però una domanda direbbe qualcuno sorge adesso spontanea, vai. Ma perché ad Augusta, all'ospedale di Augusta, nonostante la legge proprio che si chiama legge Gianni, voluta per questa prevenzione dell'amianto, ovviamente dalle malattie derivate dall'amianto, perché non ad Augusta non si ha? Beh, devo dire che personalmente ho denunziato il direttore generale dell'ASP di Siracusa per non aver ottemperato la legge che io avevo fatto, che prevedeva alla procura, sì, perché nella legge sull'amianto all'articolo 8 avevo messo due commi che servivano per l'ospedale di Augusta: potenziamento per monitoraggio, sorveglianza sanitaria e quant'altro, e non è partita. L'altro ieri abbiamo fatto una riunione con il presidente Musumeci, l'assessore Razza, l'assessore Cordaro, sei direttori generali. No, l'abbiamo fatta a Palermo, sede istituzionale. Però, e devo dire che il presidente della regione è stato molto fermo e ha indicato a ciascuno dei presenti il lavoro che ciascuno di loro doveva fare. E indicando all'assessore Razza le modalità con le quali deve potenziare l'ospedale di Augusta, perché finalmente diventa un ospedale di riferimento per consentire a tutti i siciliani di avere un punto dove andare a farsi monitorare e a fare tutti gli esami che sono previsti per legge. Poco fa avevo detto Priolo la sede, perché voi avete organizzato già mesi fa, abbiamo fatto anche un'intervista al riguardo, sì, un convegno proprio all'interno del comune con una deputata, mi pare, o ex assessore, adesso non mi ricordo bene. Facemmo col presidente della commissione sanità. Ecco, infatti, sì, sì. E l'abbiamo ripetuto, dieci giorni fa a Priolo e Melilli. Lo faremo ora anche a Siracusa e Augusta, e poi lo faremo a Floridia e Salonia, cioè nei sei comuni d'alto rischio, con la presenza di Bonanni, di Alessandro Scuderi e di tutti gli avvocati che vorranno essere presenti, compresi tutti quelli che sono preoccupati della salute di tutti. Ecco, ma una informazione ai nostri telespettatori: qui a Priolo, in questo vostro locale comunale, cosa possono chiedere venendo qua? Tutte le notizie riguardanti la gestione della problematica, chi è stato a contatto con l'amianto, chi si è purtroppo ammalato, quindi vanno e trovano gli esperti che gli dicono tutte le carte che devono preparare, dopodiché passano le carte all'avvocato Scuderi, che poi le fa riferimento a Bonanni, e insieme preparano eventuali denunce, ricorsi, cause contro gli enti, a partire dell'INPS e dell'INEL, che fanno orecchio da mercante, per poter dare a chi ha lavorato e chi ha dato la possibilità di avere da parte dello Stato un riscontro per quello che meritano. L'ultima domanda prima di lasciare il sindaco alla festa, giustamente, ma la denuncia appunto fatta in procura, ora il procuratore è stato trasferito a Catania, ma insomma che fine ha fatto questa denuncia? Non abbiamo ancora notizie, speriamo di avere notizie quanto prima, nei prossimi giorni tornerò alla procura per sapere le indagini a che punto sono. Bene, grazie sindaco, grazie anche per l'informazione.